Se arrivo a 999 di materiale, il video finisce. Ragazzi, vi ricordo che potete supportarmi andando all'interno dell'item shop su supporto a un creatore, inserite il codice creatore porto così come lo vedete scritto a schermo, accettate. Da ora ogni acquisto che farete mi darà un piccolo supporto. Grazie a tutti quelli che lo faranno. Ragazzi, comunque la sfida di oggi è se raggiungiamo 999 di materiale, il video finisce. Questo, ragazzi, non significa che se ho la somma di materiale a 999 il video finisce. Semplicemente che non posso raggiungere 999 di materiale di un solo tipo, però poi del resto possiamo tenere tutti i materiali che vogliamo. Ok, allora sul tetto non ci sta nulla se non munizioni. Io ho una pistola azzurra, pistola viola, vabbè. Uno a terra, vabbè, era AFK. Ok, io dovrei avere qualcosina, più o meno, diciamo, dai. Andiamo un po'. Interrogo qualcuno, vedo magari se riusciamo a sgamare il compagno. Stava sotto, ma sotto, cioè, si sta creando la follia praticamente. Un'altra terra, sei tu questo che ha aperto, ok? No, no, ce l'ho. Vai, prendilo, prendilo, prendilo. Un altro a terra, ok, io ne ho buttati tre a terra. Attenzione al bot che sta dietro. Pompa. Vabbè. Ok. Sempre niente scudi, però sembra iniziata leggermente meglio. Muori. Ok, vai, andiamo. Vai, fatelo, fatelo, fatelo. La mitraglietta azzurra se ti serve, vai. Tanto loot sopra. Ragazzi, comunque, come potete vedere, stiamo giocando con Ambergreen, un ragazzo con il quale gioco praticamente ogni sera in live. Infatti, per chi non lo sapesse, siamo ogni sera in live alle 21, ragazzi, cioè alle 9 di sera, insomma, per giocare assieme a Fortnite, ma anche ad altri giochi. Cosa è successo? Ok, era un bot, perfetto. E niente, ragazzi, quindi se anche voi volete giocare con me, vi ricordo che in descrizione, nella sezione live streaming, vi lascio il link dove potete accedere al sito in cui porto le live. Quindi, se volete giocare, raga, vi aspetto lì. Andate nel link in descrizione, live streaming, iniziatemi a seguire e ci becchiamo alle 9. Vedo che c'è Midas, aspetta. Salta anche altra gente, fa una cosa, sali, lascia stare, lascia stare. Allora, aspetta, ci dovrebbe stare qualcuna. Se sento gente, ma non capisco dov'è. Forse sta qui? Ah, sì, sta qui. Ok, una terra eliminato, era uno. Ok, allora, Scar quasi quasi questo me lo prendo. Pompa, vabbè, non è uscito niente. Ma io però non ho visto scudi, ragazzi, ma per 10 partite finché non ho trovato. Cioè, finché non abbiamo aperto il bunker, veramente, dai. Andiamo. Aspetta, aspetta. Ah, ok, scialla, allora vai. Ah, no, fa una cosa, dammi i shieldini piccoli. No, ok, non ha più senso. Ok, vai, vai, vai. Sfonda, easy. Ok. Poco organizzati, ma ci sta, mi piace. Raga, alla fine il problema principale della sfida è quello in endgame, cioè perché. Ora, non mi converrebbe lootare troppo, perché nel caso lootassi troppo, cosa succederebbe? Beh, fondamentalmente che poi arrivato in endgame, se per sbaglio piglio i materiali di qualcuno, diventa un casino, perché poi ci cado sopra e. Diciamo, non è una situazione molto semplice. Bro, se puoi portatela tu, puoi? Per quello che stavo dicendo, perché in quel caso raccogliendo i materiali sarebbe veramente un casino. Quindi per ora prova a non lootare troppo, cioè non prova a non farmare troppo, anche se comunque mi servono i materiali minimi per andare avanti, perché, diciamo, la difficoltà principale che ho incontrato anche provando la prima è quella che dove, non farmando tanto poi mi ritrovo un botto di nemici addosso e l'impossibilità di costruire. Quindi vediamo, ragazzi, vediamo. Sta sia davanti che dietro un approvvigionamento. Vabbè, comunque vado a quello. Sta, eh sì, hanno lootato lì, ma è uscito un sacco di roba, hanno fightato proprio. 21, 21. Vabbè, ci abbiamo levato, ci avrà 140 di vita se riusciamo a pusharci in fretta. Aspetta, aspetta, aspetta. Ok, devo allontanarmi, devo allontanarmi. Infatti, perché succedeva questo? Infatti, uno mi distraeva e l'altro sparava. Solito, solito. Esatto, per esempio, ora io ho massacrato i miei materiali per fare sta cosa. Ne ho 56 in headshot col pompa del nonno, va bene. Se ne sono andati? Ok, vanno a cadere. Non ne manco io. Io no. I nemici sì. Stanno lì. Ok,
34. Ancora. C'è ancora un sacco di scudo. Cioè, capito, veramente. Ma io non capisco sta gente, veramente, quanta vita. Finalmente. Madonna. Guarda, non posso mai avere tutti i materiali. Cioè, me li devo per forza pigliare, perché è impossibile che non 999. Infatti, ne avevo così pochi che... Vai, vai, quello che vuoi, butta. Ci sto, grazie. Non lo so l'amico dove è andato, ma è scomparso. Boh, non ho idea. Ok, sta il Barrett, se lo vuoi prendere. No, no, io evito. Vabbè, sì. Ci mancava l'elicottero, guarda. Non sta nella nostra direzione, non... Cioè, non sta... bello questo duck. Altri scudi, eh? Scusami, non l'avevo visto. Cioè, non l'avevo... Ok, ragazzi, devo farmare un po' perché, cioè, ora... quello è il problema, vedete che... Farmando poco, perché non voglio ottenere troppi materiali. Quando poi mi ritrovo a fightare, dato che io spreco materiali come veramente se fosse acqua, mi trovo in situazioni del genere. Quindi ora mi tocca farmare un bel po'. Perché praticamente quello che ho come materiali sono nulla. In un fight sono veramente nulla. Cioè, mi alzo di 3 livelli con 300 di materiali. La safe sta su di Agency, Celti. Sinceramente non una bellissima safe, se devo dirla tutta, Sì, ma 32, cioè. A me sembra da solo. Vai, vai. E lui ha lancia razzi. Divertiti. È sceso qua? Madonna. Dai, si è fatto saltare anche in aria da solo, per forza. Madonna, dai, meno male. Calmi con i materiali, 284. Ok, stiamo calmini. Vabbè. Uno di legna, io 4, bello. Sta arrivando la safe, vabbè. Stavo una jump. No, perché ho lo sparabende. Devo un po' farmare, ragazzi. Non fa niente con la safe, cioè mi curo dopo con lo sparabende, perché mi servono materiali, ci devo farmarli necessariamente. Mi stava a finire di nuovo, non... Ok, sì, me lo faccio, vai, tranquillo. Mi servono necessariamente, ragazzi, perché siamo messi male. Vabbè, stanno pure là. Ah, soddisfazione, darti fastidio così, ma per sfizio. Ma veramente solo per sfizio, guarda. No, ma no, non credo, perché... Ah no, sulla terra effettivamente, ci avevo fatto caso. Ho messo una jump. Sì, dopo ti passo colpi un po' di tutto. Mettiti qua. Ah, sì. Peccato. Prova a pushare. Si stanno a curare, frate, si stanno a curare. Morto uno. L'altro sta dentro ancora. Prova a fightare. 22. Ah, ho sbagliato. Ho lanciarazzi, Stai molto attento, Ok. Prova a farlo. Vai, io non ho il fucile a pompa perché l'ho cambiato un attimo. Sì, vabbè, ma mi farà saltare di nuovo in aria e non mi darà il tempo. No, dai. Madonna, è vero, i materiali. No, vabbè, non ce l'ho. Sto bene, però è vero, non ci ho fatto caso. Come vi dicevo, ragazzi, il problema è nel box. Il problema era in box del genere. No, vabbè, non, per i materiali sono andato bene. Che casino. Sì, pure io quando me l'hai detto ho avuto i brividi. Ho fatto ok, ho fatto la cazzata. Fra, la safe sta qua. Sì, tranquillo, vai. Ah, ok. Tu comincia a salire. Prenditi l'high ground. Ci toccherà giocarcela qua sopra praticamente. Siamo in 6, quindi... Sì, stanno qua, frate. Fatti craccare. No, non posso vederli da questa angolazione. È un'angolazione del cavolo. Ok, loro però possono vedere me. E non, no, infatti mi ha fatto un colpo non annullato. Non so manchio come. Vabbè. Sì, però se non spara a me. 45 White. Vabbè, dai, è bella. Sì, ma infatti ha provato a spararmi. Sono molto stupido. Vabbè, 83 si può fare. Sì, sta restando. Però ci sparano, ci craccano da un'altra zona. Dobbiamo stare molto attenti. Ok. Materiali raggiunti, raga. Fatta cazzata.